No, finite mai. Voi, cazzo di rinnegati. Oh. Ok. Questa è buona perché la disincantiamo e potrebbe tornare utile. Ah, ma qua siamo già passati. E quello dove cazzo spunta fuori? Viene fuori rinnegati così alla cazzo. Guarda. Poi abbiamo anche le cure, le sfrutteremo. Effettivamente questa puntata potrebbe essere più lunga del previsto, anche perché sarà, è molto alla cazzo come state vedendo, insomma, quindi è più una discussione. Se vi piacerebbe anche che qualcuno, che voi che mi seguite, insomma, che magari vi daste delle idee, perché no, perché siamo comunque qui in amicizia, soprattutto in amicizia, e che effettivamente io le cose le provo, anche perché, oh mio Dio, ogni tanto mi spara flescia questa cazzo di faccia che... io le cose ovviamente le provo, non vado al sicuro, quindi faccio moltissimi errori. Eccola lì, me la ricordavo quella stronzetta. Forse che sia giunto il momento. È solo un graffio. È solo un graffio. Ma perché mi dimentico delle cose? Di che cazzo stavamo parlando? Non mi ricordo più che cazzo che stavamo dicendo. Sono proprio un pirla. Sono proprio un pirla. Anche perché è il gioco che ti distrae, in verità, perché ti dà tante cose da fare, da sbrigare, quindi tante volte perdi il filo del discorso. Ah sì, che accetto ovviamente i vostri consigli, perché effettivamente io provo, faccio le mie prove, e quindi non so, quindi posso capire che stavo dicendo, faccio le mie prove perché devo capirmi e devo anche capire anche cosa piace a voi, perché... E basta, io la madonna di questi cazzo di trappole che non si vedono per terra. Sì, uditore. Quindi farò moltissimi fail, quindi dovrete scusarmi se faccio tanti fail, nel senso non nel gioco, nel senso proprio gestione canale, perché per chi mi conosce da tanto sa che sono partito praticamente facendo il nulla. Sì, dai, va avanti te, dai, vediamo quella cazzo di trappola. Volevi fregarmi, eh? C'è un urlo e mi... Oppa. No, da qui, che due palle. Vabbè, non importa. Quindi stavo dicendo, nell'atto tecnico del canale, perché io le cose ovviamente le sto provando e per inesperienza, certe cose le canno, no? Tipo come l'esperimento che ho fatto con Skyrim all'inizio, insieme con Vale, e queste cose non le ho fatte perché andava bene così farle, insomma, è perché le sto sperimentando.
ovviamente certe cose non vanno perché magari sai, cerchi di dare il meglio, di cambiare un attimo, perché a volte ti demoralizza un po' vedere i tuoi lavori che magari non vengono apprezzati al 100%, anche perché adesso come adesso YouTube è diventato un social network agli effetti, quindi poche visualizzazioni, pochi mi piace, pochi commenti ti demoralizzano, no? Perché sembra di no, ma fare un gameplay, a parte la passione che ci può stare, il piacere di farlo, ma poi dopo un po' che non vedi i risultati che magari ti aspetti, ti butta un po' giù, perché cazzo dici, aspetta, so che qua ci sono delle trappole, come cazzo si faceva con le trappole? Fiamme? Proviamo delle fiamme. Non mi ricordo più, per so che c'è la maniera per controllare le trappole. A parte che qui non c'era niente, giusto? Quindi sti cazzi, andiamo via. via. Sei un ebete. Ok, no, non si è suicidato. Ok, quindi andiamo avanti, salviamo. Quindi è un po' tutto così, no? Cioè, le cose non le fai in maniera involontaria. Salviamo. Tu vai in prima linea, che noi faccio pulizia qui. Se n'è andata. Se n'è andata, non ritorna più. Qui dentro c'era la cosa che mi avevano in cerca, se non era. Esatto, eccolo qui. Ecco qui, abbiamo recuperato la nostra armatura antica. Niente di tanto speciale, alla fine. Però era bene giusto farla così. Ah sì, recuperiamo. Magari sono cose che fruttano un po'. Che cazzo hai da guardare te? Eccoti qui. Chi? Mi? No! Sarà divertente uccidere! Come no? Ecco lì! Divertentissimo! Ma che cazzo, ti metti sempre in mezzo i coglioni! Quindi niente, tutto qua, quindi io esperimento, se non piace voi me lo dite, come è già successo tra l'altro, quindi ringrazio chi mi segue in maniera positiva, dicendomi le cose positive, scusate il ripetersi della parola, e che mi dice anche i lati negativi, perché serve anche a questo, perché se voi non mi dite cosa non va, io non potrò mai sapere se una cosa va o non va. Posso intuirla con i feedback che mi date, con i mi piace o i commenti vari, però a volte sai, uno parte con la concessione, ma che cazzo sto dicendo? Ok che mattina mi sono anche da poco svegliato, quindi si tira minchiate com'è che non ci fosse un domani, però che cazzo. Mi ricordavo che c'era il trappolozzo. Quindi boh, adesso stiamo a vedere con questo video cosa mi dite, che consigli che avete da darmi. Anche sul resto, anche su altri giochi, perché con l'arrivo della scheda video, che cazzo è? Ardua? Adesso ho capito, quindi qua ci staremo 3 ore, altro che 10 minuti di gameplay, soltanto perché sta cazzo
di serratura ci metteremo 10 anni. Merda, devo trovare il punto G della situazione. Sembra che sia qua, perché vedo che si muove, però non sono convinto. Casomai se vedo che no, è qui, è qui. Se vedo che la tiro per le lunghe, taglio ovviamente. Comunque con la GTX 970 che mi arriverà il prossimo mese, ce l'abbiamo fatta. Oltre a migliorare sicuramente Skyrim, sicuramente però riuscirò a portare anche nuovi giochi, perché oltre a essere limitato un po', che cazzo, essere un po' limitato sui feedback, perché ovviamente merda, forse ho fatto la cappella, via. Merda. Ok, ci siamo salvati in extremis. Comunque arriveranno altri giochi, perché per esempio io avevo il piacere di fare Fallout 4, però purtroppo non è che sia così facile andare avanti a tenere il passo, chiamiamolo pure così, con diciamo con equipaggiamenti un po' datati, perché per quanto poco il mio vecchio computer, anche quello ha 6 anni, e quindi non è che potessi pretendere di poter fare giochi all'ultimo grido, insomma. Già Skyrim era complicato, insomma, a gestirlo in qualità e quant'altro, un'altra difficile. Quindi sicuramente dal prossimo mese magari comincerò a proporvi giochi più freschi, più nuovi, tipo Fallout 4 sicuramente, poi l'epicità sicuramente, Dark Souls 3 il prossimo mese arriva, quindi ci sarà un paio di titoli che sicuramente li porterò con più costanza, perché sicuramente un po' di questi blocchi del canale sicuramente sono dovuti anche appunto alla mancanza di materiali primi. Se non hai i giochi perché hai il computer che non li fa girare, capisci che cominciamo ad avere qualche problema nel gestire il canale. Certo, dopo sicuramente qualche console si potrebbe anche fare, infatti adesso con Vale magari gestirò un po' più il lato console, sempre old gen, ci fermeremo alla PS3 perché appunto PS4 e Xbox One ancora sono abbastanza distanti, ok, nel mio vocabolario. Oltre a essere inutili secondo il mio punto di vista, perché chi mi segue sa che non sono un amante delle console. Le console sono più, madonna che sfiga, le console sono più da esclusiva, no? È effettivamente come che la vedo io personalmente. Spendere 400 euro, 500 euro, che sia, per un titolo o due, soprattutto con le ultime generazioni che di giochi non è che ce ne siano proprio tutti sto popò di esclusive, che tanto prima o poi per PC vengono fuori, mi sembra un po' una spesa buttata, insomma. Quindi spero che ne sia valsa la pena.
sì, ne è valsa la pena perché siamo andati su di livello, però non c'è una minchia dentro. Ok, continuiamo, mettiamoci l'arco e andiamo avanti pian pianino con furtività e discrezione del caso. Qui c'è una parola del drago anche. Non abbiamo nessuno che ci rompe il culo. Strano, ma vero? Andiamo ad assorbire la parola, che non so che cazzo sia, non mi ricordo più niente. Tempo, rallenta tempo, questo era un buon urlo. Lo usavo a volte. È molto utile, molto molto utile. Qui c'è uno schivero ho fatto a pezzi. Ok, salviamo, anche se sicuramente adesso salverà perché andiamo fuori. E beh, eccoci qua, siamo fuori, andiamo di io vado subito a farmi fuori la trave di merda. Perché non è partito? Perché non è partito? Arriva il fail, arriva il fail, sono convinto che arriva il fail. Vediamo se ho culo. Perché non si muove? E la madonna! Perché non mi parte il combo? Ah. Morirò. Morirò come che non ci fosse un domani. Bah, ma che fail è qui? Vabbè ragazzi, è una cosa assurda. Io non si muoveva. Ho fatto una cosa veramente blasfema. Allora, vediamo di fare le cose fatti un po' meglio questo colpo. Ah. Ok, abbiamo due. Ah, perché abbiamo. Perché si cura sta stronza. Ok, va bene. È perché ho voglia di finire la puntata, non è per altro, non per altro. Andiamo su di livello, che magari potrebbe esserci d'aiuto. Andiamo su in salute, dai. Facciamo arceria. Cos'è? Colpo critico? No. Occhio di falco? Sì. Andiamo su con questo, facciamo un salva. Dai, colpi critici. Ah, finalmente l'abbiamo inchiappettata. Dai che sono tosti da uccidere i cazzi del gelo qui, eh. Dai dai dai, che ce la possiamo fare. Ok, è andata. E quello? Forse lo posso uccidere con l'arco? Ok. Oh. Dove è andata la stregonessa? La stregonessa! Che cazzo di cosa, vabbè. Quindi abbiamo finito questa missione? Quanto sembra sì. È stato un po' così, verso fine. Oh, guarda qua cosa c'è. Quindi ragazzi, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Lo so che è venuto fuori una coglionata di prima categoria, quindi sicuramente zero preparazione, perché mi sono svegliato, ho detto vaffanculo, accendo il PC, accendo la webcam, faccio un video alla scazzo, di una cosa così. Spero che appunto apprezziate questo video, ho fatto un po' così. Vabbè, comunque magari adesso vedo se riuscirò a fare altre puntatelle così alla cazzo, magari se volete
Magari io adesso credo che comincerò a fare la confraternita, no, la confraternita oscura l'ho finita. Credo che farò i compagni di Giorbascor, così per tirare su un po' il personaggio. Non ho incominciato a fare niente della storia principale, proprio zero con questo personaggio, neanche, non l'ho vista neanche con il binocolo la storia principale, forse due o tre cose proprio iniziali, perché si deve, ma se no per il resto ho fatto tutte missioni secondarie, quindi lo sto preparando per i DLC, ditemi cosa ne pensate, e niente, pollicione lì su, commentate, ditemi voi cosa ne pensate, consigli tecnici se qualcosa non va, e ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti.